Buongiorno a tutti, ben sintonizzati su Ok Italia Parliamone. Oggi parliamo di Sud Italia e lo facciamo con la nuova rubrica Voci dal Sud, che ha come proprio motto Ripartiamo dal Sud e facciamo ripartire il paese. Oggi il nostro ospite è un gradito ritorno per Ok Italia Parliamone, il presidente di Interporto Sud Europa, Riccardo Maria Monti. Benvenuto Monti. Grazie dell'invito, graditissimo. Monti, vorrei iniziare la nostra chiacchierata parlando di logistica. Ecco, questo perché? Perché durante il periodo del primo lockdown per il Covid-19 abbiamo visto che per il trasporto di molte merci si è anche abbandonato il trasporto su gomma, preferendo il trasporto su linee ferroviarie con importanti risvolti per tutto il paese in termini di sostenibilità. Ricordiamo però che la logistica viaggia di pari passo con le infrastrutture. Monti, come siamo messi a livello di infrastrutture e logistica nel nostro Sud Italia e quanto lo sviluppo delle stesse potrebbe veramente aiutare ad una ripresa economica del Sud con le naturali e ovvie ricadute anche sull'economia nazionale? Beh, domanda articolata. Diciamo che la prima riflessione, ahimè, ovvia è che dal punto di vista infrastrutturale il Sud è stato molto penalizzato. Sono 30 anni in cui di fatto lo Stato centrale si è dimenticato di investire al Sud. È ovvio che ci sono N cause, ma la orografia, la distanza, il crimine organizzato, ci sono state tante scuse per non investire al Sud. Dato il fatto è che invece di investire almeno in proporzione alla popolazione, visto che un'area che ha un deficit infrastrutturale, per recuperare il deficit uno dovrebbe investire in maniera molto più che proporzionale. Ma per 30 anni si è investito circa la metà di quello che abbiamo dovuto investire solamente per rispettare la proporzionalità alla popolazione, che è una cosa che grida vendetta. Detto questo, c'è un grosso deficit sulla parte portuale, siamo un po' messi meglio sulla parte aeroportuale, e malissimo sulla parte di infrastrutture ferroviarie. Non dimentichiamo che le ferrovie in Sicilia o in Puglia o nei collegamenti a sud tra Adriatico, Ionico e Tirrenico sono sostanzialmente in una situazione drammatica. Mio nonno nel 39 faceva il preside a Bari, il tempo che ci metteva in treno lui da Napoli a Bari è di fatto lo stesso che ci vediamo adesso, è una cosa È che chiaro. grida vendetta. È ovvio che però, guardando in prospettiva, già è partito da qualche anno un rilancio di investimenti infrastrutturali. Parliamo degli scavi nei grandi porti, Taranto, Napoli, parliamo da Napoli-Bari, che è in parte già cantierata. Io, da Presidente di Transferro, ho avuto modo di presiedere le prime gare su Napoli-Bari. C'è il raddoppio della Palermo-Catania in Sicilia. Quindi diciamo un po' di investimenti stanno arrivando. Se vedo il programma dei grandi cantieri già partiti o cantierabili in tempi brevi del ministro Micheli, purtroppo c'è ancora molto poco su. Dal punto di vista del deficit infrastrutturale, agganciandosi alla logistica, per riprendere la sua domanda, l'elemento più delicato è proprio l'elemento di intermodalità, quindi ferro, gomma, porto, no? Il trasporto marittimo del grande porta container arriva in un porto e in pochissimo tempo deve mettere a terra i container che in gran parte devono andare su rotaia e in parte vanno sull'ultimo miglio sulla gomma. Ecco, questa intermodalità è stata finora storicamente debolissima. I grandi porti del sud hanno un collegamento ferroviario molto debole, gli interporti ancora non sono a regime. È ovvio che questa debolezza ha fatto sì che praticamente una minima parte delle merci che passando la Suez arrivavano nel sud Italia proseguisse verso l'Europa e il nord Europa, perché di fatto quelle poche si fermavano in Italia, si fermavano essenzialmente a Trieste, Genova, comunque diciamo nel nord, e pochissime invece scendevano nel sud per attraversare tutta l'Italia via ferro per andare verso il nord Europa. Questo sta cambiando. Ci stanno investimenti in intermodalità, ci sono le ZES che stanno andando a regime, però con un percorso molto, molto iniziale. E quindi in questo momento dobbiamo fare in modo che i famosi flussi recovery fund di cui faceva menzione
riescono a dare una enorme frustata accelerata a questi investimenti giganteschi che sono ancora necessari. Ecco, diciamo che è certo che per uscire da questa crisi, Monti, servono degli strumenti finanziari che possono aiutarci ad andare oltre e guardare con positività al futuro. Poi sul fatto che l'Italia ha bisogno di ingenti risorse, possibilmente anche di risorse possibilmente a basso costo, penso che nessuno possa non essere d'accordo con noi se diciamo questo. Ricordo anche che il Premier Conte ha fissato gli obiettivi del Recovery Fund di cui parlavamo. Tra questi, uno degli obiettivi è quello proprio di colmare il divario storico tra il nord e il sud del paese. Quindi modernizzare l'Italia, attuare una vera e propria riforma fiscale per un sistema che sia più equo ed efficiente e poi, non per ultimo, avviare una stagione di grande investimento pubblico e privato. Queste sono quindi le direttrici lungo le quali vuole muoversi il governo con le risorse contenute nel Recovery Fund europeo. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che sono ben 209 miliardi del Recovery Fund per l'Italia e Conte afferma che queste risorse ci consentiranno di rafforzare anche la strategia che è stata già avviata con il piano Sud 2030. Fino ad oggi, Monti, fare impresa al Sud, lo diceva anche lei prima, è stato assolutamente più difficile e costoso che in altre parti d'Italia per colpa appunto di storiche carenze infrastrutturali e di un radicato anche deficit di produttività. Una cosa importante che forse bisognerebbe fare è anche quella di tagliare il costo del lavoro senza ovviamente toccare le retribuzioni dei lavoratori. Questo potrebbe servire forse anche a sostenere le imprese che operano al Sud e a stimolare altre anche a localizzare nel Mezzogiorno d'Italia le proprie attività produttive. Quindi se il Mezzogiorno avrà una economia più solida e sarà più attrattivo per gli investitori, sicuramente anche il resto del paese ne trarrà vantaggio. Ci può spiegare in maniera estremamente semplice, perché su questo tema c'è una grande confusione, come funziona il Recovery Fund e quanto potrebbe realmente segnare la decisiva svolta per il sud dell'Italia? Allora, il Recovery Fund è un colpo di ali che l'Europa ha finalmente deciso di dare vedendo i drammatici dati economici causati dalla pandemia Covid. Quindi un calo generalizzato del PIL europeo che per i paesi più colpiti, ahimè, quelli come l'Italia e la Spagna, ma anche la Francia, che hanno una grande economia turistica, chiaramente un paese come la Germania dove il turismo pesa il 6-7%, il danno rispetto a paesi come la Spagna o l'Italia dove il turismo pesa dal 13-15%, è chiaro che il danno è minore visto che il turismo internazionale ha avuto un vero e proprio crollo quest'anno. Il Recovery Fund come funziona? Funziona come un massiccio contributo finanziario, parte a fondo perduto e parte con degli interessi molto molto bassi e molto dilazionati al tempo, che è stato allocato ai paesi dell'Unione Europea sulla base di un principio molto semplice: il ritardo economico di questi paesi. Ora, se l'Italia si fosse presentata da sola, senza il suo sud, l'Italia avrebbe avuto circa 40 miliardi. Perché l'Italia ha avuto 217 miliardi, vado a memoria? Perché il deficit di PIL pro capite e la drammatica situazione della disoccupazione del sud Italia fanno sì che l'Italia abbia diritto a delle cifre molto più importanti. Ora, non dimentichiamo, l'Italia è il paese che in questi ultimi 30 anni ha fatto il miracolo di prendere un grande disavanzo territoriale, quello del sud, e di ingigantirlo. Il sud Italia ha perso oltre 20 punti di reddito pro capite in termini di PIL, una cosa spaventosa. Uno dei motivi per cui l'abbiamo fatto è che l'Italia, in maniera assolutamente sbagliata, io direi criminale, ed è stata anche condannata in sede di Unione Europea, ha sistematicamente usato le risorse dette coesione. Cosa sono i fondi di coesione? Sono delle risorse che vengono usate per recuperare un gap. Quindi erano risorse che andavano aggiunte all'ordinario. Quindi io sono più povero, oltre ad avere diritto al fondo ordinario, c'ho qualcosa in più per recuperare il gap. L'Italia ha sistematicamente, ripeto, sistematicamente usato i fondi di coesione in sostituzione ai fondi ordinari. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Il Recovery Fund è l'occasione di sanare questa clamorosa ingiustizia e di allocare in maniera veramente differenziante e veramente incrementale per recuperare questo grande ritardo
sul sud. Ora, il sud Italia ha tra i tanti problemi anche delle grandissime disfunzionalità nelle pubbliche amministrazioni. Quindi una delle grandissime paure che abbiamo è che amministrazioni poco funzionali, che già tipicamente non hanno usato bene i fondi europei, anche perché non dimentichiamoci c'è sempre un cofinanziamento, e quindi poi al di là della disfunzionalità di alcune amministrazioni c'è anche un tema di carenze di cassa. In questo momento il recovery fund è la sfida, e la sfida quindi dobbiamo declinare progetti concreti, con progetti gestibili in tempi ragionevoli, progetti ambiziosi, perché una delle caratteristiche di queste situazioni è il cosiddetto svuota cassetti. Ogni ministero ha nel cassetto che dormono 50 progetti, arriva il recovery fund, 31 salva tutti, piazziamo 50 progetti. Quindi la sfida è concentrare risorse su grandi progetti, su grandi direttrici. Le direttrici ce l'ha l'Europa: green, digital, logistics. Quindi sono tutte grandi direttrici definite. Poi il diavolo, voi mi insegnate nei dettagli, nel declinare progetti realistici, credibili, che la nostra macchina dello Stato, che ahimè nella dialettica tra centro e periferia ha generato grande confusione, grande improduttività, possa riuscire a generare soltanto in tempi ragionevoli. Ecco, anche lei citava... molti, uno dei problemi reali è poi essere in grado anche di poter portare a termine questi progetti, perché le risorse non vengono date e finisce lì. Bisogna dimostrare come vengono utilizzate queste risorse e la capacità e la corrispondenza anche con gli obiettivi per cui sono state date. Assolutamente, e su questo ovviamente vediamo una grandissima attenzione, per fortuna, da parte di tutte le componenti governative e regionali. Ovviamente questa seconda andata, con la confusione che sta generando, ha ulteriormente complicato il processo, anche se dal punto di vista della situazione europea in qualche modo ha accresciuto un senso di comunanza, perché in realtà in questa seconda ondata i livelli sono molto più simili. Cioè, quello che a marzo era un problema italiano, poi spagnolo e poi in parte francese, adesso è un problema di Austria, di Olanda, di Germania, di Belgio, di Francia, di Spagna. Diciamo, è diventato un problema che nella sua seconda ondata in qualche modo ha livellato la percezione dei paesi europei. Quindi, a mio avviso, anche il famoso tabù della forma di mutualizzazione del debito è stato superato, perché tutti i paesi hanno visto un crollo del PIL, un boom della disoccupazione. Ecco, Monti, questo potrebbe anche eliminare quei dubbi che in tanti avevano, che queste risorse che arrivavano dall'Europa potessero portare l'Italia a avere una conseguenza tragica come quella della Grecia? Sì, diciamo che lo spauracchio delle condizionalità in realtà, a mio avviso, è uno spauracchio poco credibile, nel momento in cui l'unica condizionalità è usarlo per certe finalità, per certe destinazioni, certe finalità, è una condizionalità assolutamente soft. È chiaro che l'Europa giustamente monitorerà con grande attenzione come li spendiamo, quanto spendiamo. Quindi voglio dire, a mio avviso è giusto e sano e doveroso alzare l'asticella, perché abbiamo purtroppo una performance indifendibile nella qualità e nella quantità della spesa dei progetti dei fondi europei. Quindi a mio avviso non è carenza di patriottismo considerare giusto e anche ragionevole che l'Europa ci faccia le pulci, tra virgolette, su come spendiamo questi soldi. Essere autoreferenziati e dire noi siamo sovrani e quindi ciò che vogliamo, a mio avviso è totalmente miope, perché in questa situazione drammatica dell'economia e della finanza mondiale da soli non andiamo da nessuna parte. Quindi ben venga il fatto che l'Europa, insieme a queste risorse, associ delle regole chiare, sane, intelligenti su come usarle e come rendicontarle. Ecco, un altro aspetto molto importante per il nostro Sud Italia è sicuramente il settore del turismo. L'ENIT, l'Ente Nazionale Italiano per il Turismo, a guida di Giorgio Palmucci, che abbiamo avuto il piacere di avere il nostro ospite a OK Italia Parliamone in più di un'occasione,
sta facendo veramente un'importante campagna per far ripartire il turismo in tutta Italia e secondo i dati forniti dall'Enit, il turismo internazionale in Italia per il 2020 calerà di circa il 55% con una perdita stimata intorno ai 23 miliardi di euro. Da nord a sud del nostro paese, soprattutto le città d'arte, perché le città di mare, le città costiere hanno retto abbastanza bene durante quest'estate, ma le città d'arte sono state letteralmente messe in ginocchio e c'è stata anche la perdita di migliaia di posti di lavoro stagionali. Le chiedo, Monti, come è cambiato e come cambierà il turismo a causa del Covid-19 e quanto il turismo potrà essere importante per rilanciare il Sud Italia? Il turismo purtroppo cambierà, nel senso che ci metteremo almeno un paio d'anni a recuperare i livelli pre-crisi. Non credo cambierà in maniera strutturale. Il turismo è cresciuto in maniera sistematica dal dopoguerra a oggi. La gente che ha voglia di viaggiare nel mondo è sempre di più. La Cina non esisteva come mercato turistico, oggi è il primo paese del mondo per turisti che vanno all'estero. Nel 2019, per la prima volta, 1 miliardo di persone hanno viaggiato fuori dai propri confini per motivi turistici. Quindi è evidente che il turismo è un mercato gigantesco, ma anche molto segmentato. Quando lei dice giustamente, il mare ha tenuto, è chiaro perché abbiamo respirato da questa epidemia tra metà giugno e fine agosto. Gli italiani, che erano la componente prevalente di questo turismo, non vanno a Firenze, a Venezia, a luglio, agosto, ma vanno al mare. Quindi è chiaro che il turismo balneare ha retto, ma è ovvio che abbiamo avuto un calo del 50-55% a numeri, ma in realtà il valore è molto superiore perché il segmento più ricco è il turismo americano, è sostanzialmente sparito. Di fatto quest'anno abbiamo avuto un numero di turisti americani, che è il turismo più ricco in assoluto, che è di fatto marginale. Il sud perché può ripartire dal turismo? Perché il sud ancora oggi è totalmente sottosviluppato dal punto di vista turistico, no? Diciamo sempre questa statistica che ci fa inorridire, che da solo l'aeroporto di Palma di Maiorca fa più arrivi di tutti gli aeroporti del sud, che è una cosa che, ripeto, grida vendetta, ma è un dato di fatto. Le grandi capitali turistiche italiane non sono al sud, anche se negli ultimi anni ha lavorato bene la Sicilia, ha lavorato bene, moltissimo bene la Puglia, la Campania, ma siamo ancora a livelli assolutamente inferiori rispetto al potenziale. Un'altra caratteristica del turismo al sud è che è un turismo che non ha ancora sfruttato le componenti più sofisticate del turismo esperienziale, il golf, quasi inesistente il turismo golfistico in Italia del sud, tranne qualche sana e bella eccezione in Sicilia e in Puglia. Il turismo enogastronomico si sta sviluppando, ma ancora non tocca le aree interne. Quindi voglio dire, c'è un lavoro di filo da fare importante. L'Enit e Palmucci stanno andando molto bene e sono convinto che ci voglia pazienza, determinazione, ma il sud, insieme alla logistica, è una delle grandi filiere che sono in grado di generare occupazione, è l'agroalimentare, e su cui il nostro sud ripartirà e ripartirà presto. Bene, allora ringraziamo Riccardo Maria Monti. Ricordiamo che Riccardo Monti sarà un nostro ospite fisso in questa nuova rubrica Voci dal Sud. Insieme avremo modo di confrontarci con vari testimoni privilegiati del nostro Sud Italia per cercare insieme di ragionare, di trovare delle possibili soluzioni e delle vie da seguire per poter veramente, finalmente rilanciare il Sud del Paese verso il livello di competitività che giustamente gli compete, che per troppi anni è stato accantonato. Monti, allora grazie ancora della partecipazione, ci vediamo prestissimo per un altro approfondimento di Voci del Sud. Grazie a voi per il graditissimo invito e buon lavoro. Grazie mille.